Vediamo ora di capire in che modo governava Carlo Magno. Allora anche Carlo ovviamente aveva i suoi vassalli, però non aveva nessun potere sui vassalli delle altre famiglie. Allora pensa a tutte le guerre che Carlo ha combattuto, come avrebbe potuto farlo senza un esercito numeroso, quindi come avrebbe potuto? procurarsi un esercito di combattenti. Ogni anno Carlo si proclamava signore di tutti i signori e eh, attraverso la cerimonia dell'omaggio faceva diventare suoi vassalli tutti gli altri signori. In realtà i signori non sarebbero stati obbligati a giurargli fedeltà, però quale sarebbe stato il vantaggio di rifiutare una simile proposta? In questo modo, diventando parte dell'esercito di Carlo Magno, questi signori potevano procurarsi veramente dei bottini straordinari. Pensa al famoso tesoro di Attila che è stato sottratto alla popolazione degli avari. Addirittura, col passare del tempo, la cerimonia dell'omaggio eh, cambiò e si trasformò nella cerimonia dell'investitura. Divenne una cerimonia più solenne, più importante, che veniva officiata, come puoi vedere, dal vescovo in chiesa, e mh, si chiamava investitura perché il vassallo riceveva oltre alla spada il mantello e eh, diventava eh, non solo servitore per la vita del sovrano ma anche veniva legato indissolubilmente alla chiesa. Torniamo al nostro bottino. Eh, fra tutti i regali, i doni eh, che il vassallo poteva ricevere sicuramente il dono più ambito era quello di ricevere un eh, territorio e Carlo faceva proprio così, regalando parti dei territori che venivano sottratti alle popolazioni sconfitte eh, ai signori che durante la guerra si erano distinti per valore e per coraggio. Um, questo dimostra ancora una volta come il legame tra il sovrano e i signori era proprio personale, cioè tu hai combattuto molto bene per me e io in cambio regalo a te una parte del territorio. Non si parla di Stato, non si parla di interesse pubblico. In realtà però questi doni mh, non erano diciamo realmente dei regali definitivi che venivano fatti al vassallo. Era come se il re eh, glieli affidasse e glieli facesse usare, ma avrebbe potuto riprenderseli in qualsiasi momento. Chi riceveva in dono un territorio aveva però eh, un beneficio speciale. Qual era questo beneficio? Era il feudo. Un privilegio. Il privilegio consisteva nella eh, immunità giudiziaria. Cosa significa immunità giudiziaria? Significa che in pratica il vassallo all'interno del suo feudo non poteva essere giudicato per nulla poteva fare qualsiasi cosa e non era sottoposto al giudizio della legge. Non solo, ma lui era giudice. In pratica, eh, se nel territorio eh, sorgeva una questione eh, tra due persone, i due litiganti si rivolgevano al Signore, lui stesso diventava giudice e stabiliva di chi era il torto e di chi la ragione. Ovviamente i due litiganti dovevano pagare, quindi mh, anche questo diventava una entrata eh, per il signore. Malgrado questi legami personali, rimaneva comunque difficile governare un territorio così vasto. Eh, questo è eh, il territorio eh, di Carlo dopo le guerre che abbiamo visto contro i Sassoni: vedi, qui c'è la Marca Spagnola, qui c'era il territorio degli Avari, insomma, è un territorio veramente molto grande, non era facile da governare. Allora, Carlo cosa fa? Lo divide. In province, in 200 province, cioè in territori più piccoli. E eh, in ogni provincia eh, stabilì un certo numero di feudi. Quelli ai confini furono chiamati marche, eh, affidate al governo di marchesi. Abbiamo già visto che la marca, vedi che si trovano. Ai confini del, del regno eh, hanno proprio il compito di difendere in prima istanza il regno dai nemici. Invece, quelli più, quelle più interne, erano le contee amministrate dai conti. I conti e i marchesi normalmente vivevano nelle città, come i vescovi. Carlo, però eh, come faceva a tenere sotto controllo l'operato dei conti e dei marchesi? Nominò i missi dominici. Allora, missi dominici deriva dal latino, missi significa inviati dominici, ti ricordi, dominus, no? Del signore. Quindi erano due persone, precisamente un conte e un vescovo, che venivano mandati da. Carlo eh, e avevano il compito di attraversare tutte le, le zone, le province, le città, i feudi del suo regno, eh, dovevano controllare quello che avevano fatto, che facevano eh, i feudatari, se era il caso, rendevano giustizia a chi si lamentava di essere trattato ingiustamente. Ma soprattutto poi dovevano tornare da Carlo Magno e dovevano riferire di tutto quello che accadeva nel suo eh, impero. Questo controllo che Carlo cercava di mantenere sul suo regno era quindi un tentativo di creare uno Stato, un, um, un modo per assicurarsi che le leggi fu, fossero rispettate da tutti e in tutto il territorio. Tentativo che però non, non bastò, non fu assolutamente sufficiente. Carlo Magno morì nel gennaio dell'814 per una malattia dopo aver regnato per più di 40 anni. Eh, questo che vedi è eh, il sarcofago in cui riposa ancora oggi il suo corpo.